Cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale. In apertura, come di consueto, i nuovi contagi da coronavirus sono 8.585, i nuovi positivi su tutto il territorio nazionale, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile, a fronte di 68.681 tamponi per un'incidenza che scende al 12,49. In discesa di oltre 2 punti rispetto al 14,88 delle 24 ore precedenti. Si segnalano inoltre 445 deceduti e 14.675 guariti, in calo anche le terapie intensive, 15 posti letto in meno occupati, mentre aumentano i ricoveri ordinari, più 361 nella giornata precedente. La regione che ha fatto segnare il maggior numero di positivi è nuovamente il Veneto con 2.782. In Campania invece 433 nuovi positivi, secondo quanto diramato dall'unità di crisi regionale, a fronte di 4.650 tamponi elaborati per un tasso di positività pari al 9,31%. Dal bollettino si certificano anche 1.179 guariti e 33 decessi, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 18 nei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto nella giornata di ieri. Per quanto riguarda invece il report di posti letto a disposizione regionale, sulla terapia intensiva ci sono 98 posti letto occupati, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, su 3.160 posti disponibili, 1.422 sono quelli occupati. Vaccino Covid bloccato a causa del maltempo, un carico di 470.000 dosi rischia seriamente di restare in Belgio a causa della neve. È stato dunque slittato di almeno un giorno l'arrivo del vaccino anticoronavirus di Pfizer-BioNTech con le regioni che al momento restano in attesa per riempire i loro hub delle scorte, per andare poi a rifornire gli ospedali e le RSA, che saranno sorvegliati speciali comunque dalle forze dell'ordine. Per le strutture sono stati pianificati comunque dei piani dei prefetti per mettere al sicuro i carichi da qualsiasi tentativo di furto, dalle 65.000 dosi in Lombardia alle 44.000 del Lazio, con 40.000 in Piemonte e 16.000 in Liguria. È comunque tutto pronto per inondare i sistemi sanitari di vaccino, come è stato annunciato dal governo. Dopo il V-Day, comunque, per il carico atteso, il Piemonte e la Liguria hanno comunque già ufficializzato lo slittamento, parlando di ragioni logistiche legate all'ondata di neve che ha colpito non solo l'Italia ma tutta l'Europa, hanno spiegato le due regioni in una videoconferenza con il commissario straordinario Domenico Arcuri. Le prime dosi comunque dovrebbero arrivare entro il 30 di dicembre ed essere distribuite fino al 31. C'è però un giallo sui tempi annunciati dalla Pfizer, che consegnerà i vaccini in 300 punti sparsi su tutto il territorio. Il colosso farmaceutico, alcune ore prima che trapelassero i rischi di uno slittamento in Italia, aveva annunciato dei ritardi di un giorno anche in Spagna per problemi logistici in Belgio. Secondo alcune voci, comunque, è previsto l'arrivo nelle prossime ore in aeroporti italiani, ma dalla struttura commissariale per l'emergenza hanno confermato che le fiale saranno in viaggio, custodite su furgoni che partiranno da Lipsia in Germania. Ci spostiamo a Napoli. Una violenta mareggiata ha colpito tutta la città partenopea, in particolar modo il lungomare Caracciolo, procurando notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto da Piazza Vittoria alla sede universitaria. Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto detriti e creando problemi al transito delle autovetture. Il comando della polizia locale ha disposto per la serata di ieri la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria, deviando poi il flusso delle auto sulla Riviera per il percorso alternativo di corso Vittorio Emanuele e della tangenziale per raggiungere il centro
della città. Il lungomare è stato poi riaperto in mattinata, c'è stato un sopralluogo del sindaco locale Luigi De Magistris con la Polizia Municipale, la Protezione Civile, Napoli Servizi, ABC e Asia. Intanto si sono incontrati anche i ristoratori locali per far la conta dei danni della mareggiata. Il primo cittadino ha scritto sui propri canali social che una mareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli, ma non sarà comunque questo un anno orribile a fermare la città. Napoli ritornerà, ha detto De Magistris, a splendere nuovamente con la forza del suo popolo. Saremo vicini in ogni modo agli operatori economici che sono stati colpiti da questo disastro, ma devo ringraziare tutte le forze intervenute per rimettere a posto la situazione. Un ringraziamento particolare alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, Napoli Servizi, ABC e Asia. Forza Napoli, ha detto De Magistris, noi non molliamo mai. Il Covid ha causato danni non solo da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista economico. Nel 2020, crollo dei consumi del 10,8%, pari ad una perdita di 120 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2019, e si stima la chiusura definitiva di oltre 390.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi, a fronte di soltanto 85.000 nuove riaperture, dunque una riduzione di 305.000 imprese, pari a un meno 11,3%. Questa è la valutazione effettuata da Confcommercio, che ha elaborato i dati Movi Imprese e Unioncamere. Secondo quelli che sono stati questi studi, c'è una riduzione del tessuto produttivo rispetto al 2019 del 13,8% tra i settori più colpiti. Nell'ambito del commercio, abbigliamento e calzature, che fanno registrare un meno 17,1%, ambulanti meno 11,8% e distributori di carburante con un meno 10,1%. Nei servizi di mercato le maggiori perdite si registrano per le agenzie di viaggio, che perdono il 21,7%, bar e ristoranti meno 14,4% e trasporti meno 14,2%. Si stima comunque la chiusura di circa 200.000 professionisti tra ordinistici e non ordinistici che operano nelle attività professionali, scientifiche, tecniche e amministrative, nonché tutta la filiera del tempo libero, che ha fatto registrare un crollo vero e proprio con la sparizione di un'impresa su tre. Ci spostiamo a Caserta, casi Covid certificati dall'ASL con il più recente bollettino di aggiornamento della curva pandemica. I test effettuati sono stati 519 per 58 positivi riscontrati. Il tasso di incidenza è salito però nuovamente fino all'11,17%, in aumento di quasi 3 punti percentuali rispetto alle 24 ore precedenti. Si segnalano anche 162 guariti e 7 deceduti. Il maggior numero di positivi tra tutti i 104 comuni della provincia è ad Aversa con 397, seguita da Marcianise con 309, Maddaloni con 274 e Caserta con 271. Restiamo proprio a Caserta, perché nella città della Reggia sono state tantissime le iniziative organizzate proprio dal plesso vanvitelliano, con la speranza che il 2021 possa essere un anno differente. Questa è una delle note che sono uscite dal monumento per lanciare la campagna abbonamenti per il 2021 con la Reggia Card, appunto, 2021, con cui i visitatori avranno l'opportunità di riscoprire e vivere quello che è il sogno di Re Carlo attraversando i luoghi disegnati da Luigi Vanvitelli. Nel corso dell'ultimo anno sono state condotte varie iniziative per comprendere quelle che erano poi le aspettative del pubblico, e si è deciso di proporre un'offerta diversificata con ben 4 tipologie di abbonamento: Venere tra i 18 e i 30 anni, Ercole tra i 30 e i 65 anni, Atlante per gli over 65 e Leoni per acquistare due Reggia Card insieme. I titoli di accesso hanno validità per l'intero anno solare e scadranno il 31 dicembre del 2021. Consapevoli comunque di quella che è la grave crisi economica che sta attraversando il paese, la Reggia di Caserta ha promosso quella che è la fruizione
e l'inclusione per quanto riguarda i prezzi di questo abbonamento. Infatti, con l'abbonamento Venere il prezzo sarà di 17,50 euro invece di 25 per i tra i 30 e i 65, con Ercole il prezzo sarà di 25 e non di 50, per gli over 65 di 17,50 rispetto ai 25. Per chi invece compra due abbonamenti insieme con Leoni il costo sarà soltanto di 40 euro rispetto ai canonici 80. Chiudiamo con il calcio, con la Serie A ferma fino ai primi giorni di gennaio. In casa Napoli tengono banco le condizioni di Victor Osimhen e il tema calciomercato. Il primo punto con il nigeriano che è pronto a rientrare, ma servono ancora dei giorni per il suo rientro. Intanto tornerà a Napoli nella giornata di domani ed è stato programmato un incontro con lo staff medico partenopeo per fare il punto sulla situazione. Quel che è certo è che l'ex Lillo dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali affinché venga certificata la sua completa guarigione. Comunque è possibile uno stop almeno di un'altra decina di giorni. I tempi di recupero complessivi per un infortunio di tale caratura vanno dai 60 ai 70 giorni. Dunque è possibile il rientro per la trasferta di Udine, che è in programma il 10 di gennaio. In ottica mercato invece ci sono quattro questioni che il club deve risolvere, legate a Milik, Maximovic, Isai e Llorente. Quattro situazioni differenti, ma che potrebbero avere una soluzione in comune, ovvero la cessione per tutti questi quattro calciatori a gennaio. I due difensori sono a scadenza e nessuno ha voluto accettare le condizioni proposte dai partenopei per il rinnovo. La situazione di Milik è ben nota, che il calciatore polacco è fuori rosa e in cerca di una sistemazione, ma il patrono azzurro ha detto di non accettare meno dei 18 milioni richiesti per la cessione, mentre invece per l'attaccante spagnolo, ex Atletico di Bilbao, soltanto pochi minuti in campo e anche per lui ci sono sirene dalla Serie A. L'interesse è vivo del Benevento e della Sampdoria. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con la nostra informazione si sposta ora con il Prima TG delle 13:30. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.